Ah, sei tornato con i tuoi accessi. In testa. Marco Pisellonio. Marco Pisellonio. Scusa, Ma cosa urla? Io ho visto una cosa strana. No, ma scusa, Poison è uscito dalla stanza e c'era il cadavere. Sì, l'ho visto ammazzare. Non riuscivo a segnalare, quindi sono corsa su. E chi è che l'hai visto? Ho visto qualcosa che si trasformava in Miss Scarlet o qualcuno che si ritrasformava. Oh, chi è che osa? E credo che questo era Geo Fabri. Chi è che osa usare il mio nome? Sono una signorina io. C'era Bruce che stava disattivando l'ossigeno lì. È arrivato zio Fabri. Io ho visto sto cacchio di coso sulla testa. Che però poi ha preso le sembianze di Miss Scarlet e ha ammazzato Bruce. Ma io non ci sono manco passato da lì. Ma comunque, stai scherzando? Cioè, se fosse per me, o Emiliano si è trasformato in te, o tu si è trasformato in Emiliano. Quindi io butterei fuori uno di voi due e in caso suoniamo immediatamente buttiamo l'altro. Va bene, che vuol dire Miss Scarlet? Niente, io non sto dicendo niente perché mi sento violentata. Che cosa? Ma non posso essere io, non posso essere io, perché si è trasformato in quello che è. Allora, ehi, mi aspettate, voto anch'io. Sì. Io non sono riuscita a votare. No, io ho fatto in tempo a votare. Ero io. Ma ho sbagliato perché non sapevo, non l'ho mai fatto e non sapevo che c'è un timer, il travestimento. Quindi io sono andato tranquillo per ucciderlo, proprio mentre stavo arrivando mi si è trasformato. Porca miseria, ma perché ha comportamenti così strani? Cioè, sembrava lui che cercasse di aspettare me. E io mi sono fatto fottere da Poison. Ai ai ai. E io qua ci posso fare qualche. Maledetta. Ha riportato. Io stavo cercando Geo Fabri perché non lo trovavo da nessuna parte, secondo me è morto, ma ho fatto io, il giro. Io stavo dicendo, ma tutto bene, impostore, tutto bene? Il motore è quello sotto. Io tra l'altro... Ma perché tu lo sai? Io lo so perché ero con Bruce, ma... Sì, no, ma Emi ha fatto l'immondizia, quindi... Sì, e l'immondizia l'ha fatta anche Ivan. Ho sbagliato. Io scagionerei Bruce, sì, per cui è Poison. Io scagiono. Aspetta, c'è anche Stordolo, eh? Io però Stordolo l'ho incontrato più volte, tipo che faceva i collegamenti elettrici. E allora sei tu. Beh, anche io stavo facendo task. I collegamenti non lo sai se li stavi facendo davvero o no. Beh, ma noi tre ci siamo visti, quindi solo voi due. Qualcuno è stato da solo con Stordolo? Ivan quando c'era da disattivare l'ossigeno. Ah, è vero, io quando c'era... Sì, è vero, è vero. E qualcuno è stato da solo con Poison? Beh, anche tu. Quando? No, io di Poison ho visto un mezzo movimento sospetto. Di Poison ho visto un mezzo movimento. Però è proprio l'inizio, certo inizio, punto... eh. Ci mancano poche sì, tasche. Sì, schifo. Dai, che uccide Miss Scarlet, non ci riesce!
Dai, dai, vai a suonare. Vai, vai. È la prova. È fritta. Allora, posso dire una cosa, ma io non capisco Ericino. Ogni volta che mi avvicinava a lui, si avvicinava e io dovevo scappare. Mi ha ucciso Mary per questo motivo. Però a prescindere, Mary, lì hai sbagliato a venire in basso. Lì sei venuto in basso, ma hai detto proprio... sono veramente venuta in basso per errore. Non sono... ah, vabbè, però capisci. Ecco, quello è più facile uccidere tutti, cavolo, no, niente, non mi fa il... sempre crewmate, va bene. Che è sta roba? Allora, c'è un task pure qua. Ma che roba? Poison, stordolo. Andiamo nello storage. Ma qua c'è il task, quello della benzina. Roots. Ops, sono rimasto con Ericino che è qui. Ericino che con... ma scusa, perché sta andando? Perché devo andare al laboratorio. Poison. Non è che sono bravissimo. Ok, dai. Brutz. Lì. Sabotage. Dai, Ecco, i sospetti... scusate, ma qua... qualcuno di voi ha capito dove sta sto coso delle comunicazioni? Sto guardando. C'ero io. Da qualche parte. C'ero io. Stavo cercando in ogni stanza. No, c'ero io. Comunque l'ho trovato uscendo dalla stanza, quella dove c'è il tavolo delle emergenze. E niente, io stavo cercando dove stava. Sto guardando dentro ogni stanza perché pensavo che come l'altra mappa fosse dentro una stanza, ho detto potrebbe essere Ginok perché lo vedevo là un po' indeciso, però poi mi sono sbagliato evidentemente. No, sì. Io non mi raccapezzo, ragazzi, non lo so, ho fatto sempre quello labirinto che ci metto sempre 2 ore e... però anche io poi... Miss Scarlet e Storto dovrebbero dire che task hanno fatto dal mio punto di vista. Io ho fatto quello di O2 da riempire le boccette d'aria, di acqua lì. E poi c'è sopra l'albero, che è una roba che devi... è tipo un istogramma che devi portare su e giù le... E poi dopo sono andato a destra, sono arrivato al lago di lava, poi è partito sabotaggio, sono entrato e stavo cercando di capire dove, in quale stanza... Va bene, va bene. Che io li ho fatti un po'. E tra l'altro vedevo che c'era Ivan, era vivo. Io ne ho fatti un po', mi sa che è super tascone. Dov'è Fabri? Così, hai istinto, però... perché ha chiesto troppe cose. Ho votato, io ho votato. Ma perché era dalla stessa parte del cadavere. Amiche... perché avete votato me? Perché non hai spiegato cosa hai fatto. Ma ti prego, vabbè, dai. Siamo pure senza luce. Intanto facciamo il task questo, vai. Andiamo a fissare le luci. Ma come si entra qui? Qua c'è un genio proprio. Come si entra per ristabilire le luci, non l'ho capito. Io aspettate, io non ho capito, ma avete visto che è diverso la chiusura porte? Qualcuno mi ha chiuso dove c'è il gazzo lì fuori e sono stato lì mezz'ora ad aspettare che si aprisse la porta. No, invece poi dopo ho scoperto che lo devi aprire tu, che ci devi cliccare con USA, ci sono delle leve, apri la porta. Proprio davanti dove si riparano le luci c'era Stordolo morto. E che non c'era nessuno lì? No,
No. Io non sono riuscito a capire come entrare nel recinto dove si riparano le luci. Esatto, anche io ho fatto una fatica tremenda, perché devi fare il giro e entrare da sopra. E niente. C'è tutta la rete. Allora sopra non ci sono andato io. Chi è che aveva votato Stordolo prima? No, ho votato io perché non ha spiegato. Sì, vabbè, zio padre, diciamo che sei tu. No, non sono io. Non sono io. Chi ha sospetti su zio Fabri, dica perché. No, io non ho idea. Io mi sto solo concentrando nel fare i task. Super tasconi? No. Sono a sinistra, pardon, non a destra. Io ho, scusate, sono andato tra l'altro e ho scoperto che forse a differenza dall'altra parte qua non puoi chiamare il pulsante se c'è un'emergenza. No, boh, perché? Vabbè. Perché volevo cercare di cliccare il pulsante emergenza e mi dice che not push with crisis. Vabbè, no, perché c'è, no, electrical. Comunque, la mia domanda è, perché siamo scesi giù e c'era già la porta chiusa? Del coso centrale. C'era già da prima la porta chiusa. Oh, io l'ho aperta e sono uscito. Perché tu, zio Fabri, sei rimasto lì un po' e poi dopo sei salito su? Perché sono salito su e ho detto esco dall'altro lato. Siccome non so come si apre quella porta. E non potevi aprire la porta. E non lo so come si apre. Quindi. A me Fabri puzza troppo. E tu ti sbagli tutte e due. Ho visto che non ci sono. E allora sei tu. Se io vengo buttato fuori. Ma e lui votatelo. Anche la porta. Votatelo lui. E perché puoi aprire anche la porta? Che vuol dire? Io ho skippato, vabbè. E che ti devo dire? Sperando. Che decisione è presa. Ho skippato. Io sono andato solo di logica. Cioè, boh. Beh, io te lo dico come funziona la cosa. Palla. Ma come c***o funziona sta mappa? Ma... Emiliano sei tu. Spero perché? Perché lui? Perché lui? C'era Bruce di là. A posare la mano. Io sono stata un po' con lui. Perché ha detto lo sistemiamo insieme. Ho visto che dall'altra parte cioè continuava a suonare sto coso. Sono andata lì e c'era zio Fabri morto. Oh, penso che Bruce può dire lo stesso, che io sono andato con lui alla mano. Cioè, lui si è messo lì a farlo, ma ha visto che sono arrivato. Allora sono andato via per cercare l'altro interruttore, ma non ho capito come arrivare. Cioè, allora sono tornato da Ettore, adesso ero con Ettore. Ettore, confermi che ho con te. Io vedo la mia mano quando fa. Io ho visto che c'era all'inizio, poi io stavo là con la mano premuta e aspettavo. Io adesso ero con Ettore, perché sono tornato indietro e ho detto, non ho capito. Cioè, sono tornato lì e ho detto, ma non è che non l'ha disattivato lui? Troppo complicata sta spiegazione, Però quando io sono andato a cercare non ho visto se Ettore se n'è andato. Sono entrato e sono finito nella stanza iniziale, da lì non si passava. Poi sono andato a sinistra e c'era il coso lì dell'elettricità e sono uscito. Allora, visto che non lo trovavo, ho detto non è che Ettore non ha finito. Emiliano. E sono tornato su da Ettore. Emiliano è quello delle spiegazioni. E l'ho ritrovato lì. Non so se è stato lì tutto il tempo o meno. Io stavo là fermo, ho detto, ma prima o poi qualcuno andrà a dirla, se no... Il discorso che ho fatto io, sono venuta da te e vedevo che continuava a suonare sto coso. Sono andata di là e c'era zio Fabri morto. Ma è morto dove? Proprio davanti al sensore della mano. Boh, non lo so, non ho idea neanche dove sia quel sensore lì. Non lo so, però io sospetto, non guardo in misura di te, ovviamente. Cioè non è che c'è una persona che sospetto di più. No, vedi che... Anzi... Cioè poi non lo so, Emilia, perché se sei tu un'altra volta io non ti voto.
Dobbiamo votare comunque. Oh, io sono stato fermo là tutto il tempo, davvero sospetti di me. Cioè, io non mi sono mosso da là. No, io il dubbio che ho io. Il dubbio che ho io è che. Dobbiamo votare 10 secondi. Vai. 8, 7. Mi piace. Non vuoi che tu mi hai seguito? Guarda come io mi mangio le no. Mani. Di nuovo. Cioè, ti rendi conto? Le spiegazioni complicate di Emiliano non si devono ascoltare, sono super cazzole! Sono super cazzole! E tu ci caschi! Mary, ma scusa, Mary! Ci caschi, Mary! Sono super cazzole e ci caschi! Mary, no, Mary, ma ero fermo lì, tu evidente! Era Marcello l'unica persona con cui lui era. Ci trulla, te lo posso dire! No, dai, Mary! L'ho inciucchita di parole. No, ma non è possibile, cioè. Ha accusato me e non ero. Ha accusato Fabri e non ero. Sì, esatto. Cioè, infatti io ho detto, cavoli, è evidente, io... evidente che... La cosa che mi sembrava strana è che conoscendo Emiliano... Lo conosci. Mi sembrava strano che la persona che era morta era la persona che... Cioè, se non era zio Fabri, era Emiliano. L'aveva detto proprio prima zio Fabri, siamo tutti fuori. Cioè... Allora, esatto. Capito. Lui ha ammazzato quello che ha trovato. Il primo errore è stato che io non volevo uccidere Luca, perché Luca mi serviva vivo, perché era quello che l'avevate votato addirittura in due. Però cosa è successo? Io ho chiuso le porte per sbaglio e mi si è chiusa la mia di porta quando sono rimasto incastrato là, e ho perso un casino di tempo perché non capivo come uscire. Quando ho capito come uscire dalla porta, i task li avevate portati avanti tantissimo, che ho dovuto uccidere il primo che capitava, e purtroppo è stato Luca. Mi rendi conto che io ho pure fatto la cioccolata calda. Sai cosa ci devi mettere la cioccolata calda? Mi sento ferita. Dai, ti senti ferita. Dai, va.